Il testo che segue contiene un messaggio giunto telepaticamente al colonnello Corso e da lui immediatamente trascritto, in seguito ad un suo personale incontro ravvicinato con una Eve. L'essere agiva in rappresentanza di creature superiori, da Corso identificate con i termini di creatori o Gigi o Anunnaki. Il documento fa parte di materiali totalmente inediti, scritti di pugno dal colonnello Corso, che costituiscono il suo lascito alla nostra redazione. Vi si rintracciano, chiaramente, i fondamenti di quanto egli intendeva come nuova scienza. Messaggio trasmesso da una Ebe per conto dei suoi maestri. Se voi siate stati creati da Dio Onnipotente o se siate stati creati da noi, non ha importanza. Ciò che importa è quello che siete diventati. Vi è stato fatto un gran dono, una mente che crea ordine. Con questo intendo la capacità di distinguere tra un'esperienza e una mera immagine mentale. La conoscenza scaturisce dalle esperienze ottenute dal confronto tra le invenzioni dell'intelletto e fatti osservati e fa uso solo di concetti collegati alle esperienze nelle quali non si nutre alcun dubbio. Vi è stato dato accesso a solide basi scientifiche che vi hanno fatto avanzare rapidamente di 200 anni nel futuro. Adesso è arrivato il momento di proiettarsi nei fenomeni tempo-dimensionali e gli effetti che gli sconvolgimenti nel tempo possono avere sugli eventi futuri. La formula vi è stata data, comunque al momento noi ci poniamo l'interrogativo se voi possiate andare avanti, di fronte alla stoltezza e mancanza di realismo dei vostri pensieri e delle vostre azioni. C'è un perdurante dubbio se voi siate o no in grado di farla vostra per creare un nuovo mondo. Voi mortali potete essere così stupidi. I mezzi per progredire sono dentro di voi, eppure fate confusione con la realtà. Sembra quasi che nella vostra mente la realtà non esista. Alla luce di questi fatti, cosa dovremo fare con voi? Ricominciare da capo con una nuova razza, eliminare gli indesiderabili tra di voi, profondere le nostre culture e civiltà. Noi abbiamo preso la nostra decisione, qual è la vostra? Vi abbiamo dato uno dei più grandi avanzamenti mai dati alla razza umana e voi cosa ne avete fatto? L'energia atomica potrebbe essere un grande aiuto per la razza umana al di là di quello che voi avete fatto. Avete creato un'arma di distruzione di massa. Questo ha permesso a coloro che controllano l'economia mondiale, che trascendono i confini nazionali, di far leva sulla paura delle masse. Noi abbiamo scelto gli Stati Uniti d'America come nazione principale che si avvicinava alla società che noi abbiamo previsto. Ma cosa avete fatto con i doni che noi vi abbiamo concesso? Siete sulla via giusta per diventare una potenza di seconda classe. Avete trasformato il grande dono dell'atomica, l'universo si basa su una struttura atomica, in una fogna di avida economia. Questo fattore, insieme alla follia, alla stupidità e alla mancanza di conoscenza, sta contribuendo al vostro degrado. Poiché voi basate tutto su fattori economici e non sull'esigenza di sopravvivenza e progresso e non potete isolarvi dal resto del mondo, molte altre nazioni stanno progredendo nell'uso pacifico dell'atomica. Accusate noi di sterminio, mentre i colpevoli siete voi, visto che vi abbiamo dato i mezzi per fermare lo sterminio della razza umana. Io parlerò di questi lati oscuri che conducono al disastro in ordine di importanza. 1. Acqua. Einstein disse che lo sviluppo storico aveva portato all'accentramento di tutti i poteri economici, politici e militari nelle mani degli stati nazionali. A tutt'oggi l'acqua si presenta come uno dei punti più critici per la pace tra le nazioni. L'acqua ha rimpiazzato il petrolio come il punto caldo per i conflitti tra le nazioni. Il mondo, il vostro mondo, deve prepararsi allo shock dell'acqua. La mancanza di acqua potabile ha condannato milioni di persone alla malattia, morte e degrado. Per sopravvivere, le nazioni povere devono insorgere contro quelle ricche. Miliardi di abitanti del mondo saranno a corto di acqua potabile e periranno, rivoltandosi prima della distruzione.
40 anni fa, 1960, l'esercito americano mise a punto un impianto atomico portatile in grado di produrre 28.800 galloni di acqua fresca al giorno e 10 milioni di galloni in 6 anni ottenuti dall'acqua salata. Richiedeva pochissima manutenzione ed era sicuro, ma fu scartato dagli artisti dell'allarmismo nucleare e dagli economisti antinucleari che si dicevano ambientalisti. Città come New York, Parigi, Londra, Tokyo, Los Angeles, Roma e altre metropoli, all'attuale ritmo di mancanza di acqua e numero di abitanti, periranno nel prossimo millennio. Lo spreco, l'incompetenza e i fattori di costo annienteranno le città grandi e piccole. Nell'ultimo quarto di secolo i bisogni di acqua sono aumentati ai soli standard minimi. 2. Misure igieniche e rifiuti. Durante i primi anni 60 l'esercito americano sviluppò un sistema atomico che avrebbe usato il cobalto per purificare le acque di scarico e i rifiuti umani. L'esercito americano aveva capito il pericolo di malattia e morte di un esercito stanziato in poco spazio, per esempio, 100.000 soldati nel raggio di una o due miglia. Il potenziale danno derivato dalla mancanza di strutture sanitarie sarebbe più mortale che affrontare un esercito nemico. Il sistema fu scartato a causa del termine nucleare. Miliardi di persone in tutto il mondo non hanno misure igieniche e sono condannati. Le malattie si diffonderebbero facilmente in tutto il mondo, come la morte nera, la peste, metropoli potrebbero essere annientate istantaneamente. I sistemi odierni per l'acqua e le fognature saranno distrutti in breve e il mondo civilizzato scomparirà. La spazzatura e i rifiuti potrebbero essere decomposti con mezzi nucleari, ma la stupidità impera. 3. Cibo. Il mondo odierno soffre di mancanza di cibo e fame. Questa situazione potrebbe mutare in breve tempo, ma la stupidità e la mancanza di conoscenza ostacolano la soluzione. A metà degli anni 40 l'esercito americano cominciò a studiare gli effetti delle irradiazioni alimentari. Gli sforzi furono premiati da grande successo. La refrigerazione non era più necessaria, furono eliminate malattie come la trichina dal maiale e la salmonella dal pollo. I polli possono crescere virtualmente in 90 giorni e i polli irradiati potrebbero essere esportati in grandi quantità. Miliardi di vite potrebbero essere salvati, ma ancora una volta la stupidità si fa sentire e, a causa dell'infondata paura del nucleare, gli americani non permetterebbero mai che nei loro supermarket si trovasse cibo irradiato. Questa situazione sarebbe applicabile a molti altri cibi, vegetali, erbe, ma sebbene il processo sia affidabile e non nocivo, il boicottaggio continua a causa della mancanza di conoscenza. 4. Energia. Il clima di opinioni è che nessuno in America vuole sviluppare una nuova generazione di generatori di energia nucleare. La motivazione è che la viabilità commerciale non è stata stabilita. Mentre il mondo va avanti, noi ristagniamo. Dicono che l'idea di sviluppare una nuova generazione di generatori di energia nucleare chiamata Advanced Light Water Reactor sia uno spreco di denaro. Questo è tipico dell'antipensiero. Non sono stati costruiti nuovi impianti nucleari negli Stati Uniti dal 1973 e non ne saranno costruiti altri nella prossima decade a causa del pensiero negativo dei politici. Nuove tecnologie computerizzate rendono possibili dispositivi di sicurezza più semplici, ma non negli Stati Uniti. Sono stati intrapresi nuovi progetti geotermici e di energia eolica, ma questa è una cattiva idea, un diversivo. Nei primi anni 60 l'esercito americano disponeva di un impianto nucleare portatile sicuro a basso mantenimento, in grado di produrre vapore per guidare i generatori a produrre centinaia di kilowatt e sciogliere il ghiaccio per produrre acqua. Una piccola città nell'Artico fu dotata di acqua, calore e elettricità. Fu scartato. Era in via di sviluppo un piccolo impianto nucleare che poteva prendere l'idrogeno dall'acqua e l'azoto dall'aria e produrre ammoniaca come propellente per i veicoli. Fu interrotto. I ricercatori usarono un reattore nucleare per scaldare il gas per farlo espandere e pressurizzarlo.
poteva essere passato attraverso un ugello e creare una reazione opposta per condurre un veicolo. Progettarono di spingere un velivolo spaziale con un raggio